Ah, sapete, ormai questa cosa la faccio da un paio d'anni. Certo, all'inizio la costanza non era il mio forte, però ultimamente non vi potete di certo lamentare. In questi anni ho avuto a che fare con migliaia e migliaia di utenti e anche migliaia e migliaia di commenti. E da un po' di tempo a questa parte mi sono accorto che potrei scrivere un vero e proprio bestiario degli utenti su YouTube, perlomeno quelli che ho avuto a che fare io. Potrei definire le caratteristiche, gli atteggiamenti, cosa e come lo scrivono e molto spesso anche le argomentazioni che utilizzano. Insomma, un vero e proprio catalogo. Tra tutte queste categorie, oggi vorrei parlarvi di una in particolare che mi ha molto colpito e di cui ho scoperto la sua esistenza grazie alla pubblicazione di un video che si chiama Come Mussolini uccise il Sud. Parlando di come Mussolini, grazie alle sue politiche economiche non troppo lungimiranti, ha aggravato la questione meridionale nel ventennio fascista. Ebbene, a un certo punto mi sono trovato sotto i commenti di quel video delle argomentazioni che avevo sfatato all'interno dello stesso video. E quindi mi sono chiesto: ma queste persone hanno veramente visto il mio video? E così gliel'ho chiesto. Gli ho chiesto: ma hai visto il mio video? L'hai visto cosa dico, come l'argomento? Perché quelle, le cose che stai dicendo non sono corrette? Beh, lui candidamente scrisse: no, io non ho visto il tuo video. Basta leggere il titolo per dire che hai detto un sacco di cazzate, perché la storia va così, così e così. E io lì sono rimasto affascinato. Affascinato sia dalla sua tranquillità nell'ammettere un atteggiamento che dire scortese, perché no, è una cortesia almeno vedere il video e poi commentarlo, ma vabbè, non prendendo così troppo, ma anche per la sua forse stupidità, non lo so, di chiudersi così tanto dietro un suo ideale e non vedere neanche un minuto di video, tanto tutto quello che c'è scritto nel video è falso, basta leggerlo nel titolo. Beh, questo atteggiamento l'ho relegato a una determinata fascia di utenti fino ad adesso. Il problema è che poi venne dicembre e in cui pubblicai un video, un altro video con il nome Meloni asfalta il Parlamento su MES e Recovery Fund. Ovviamente il titolo era per catturare le persone, soprattutto di una determinata parte politica, e cercare di trovare un confronto, insomma, cercare di andare oltre la mia bolla. Anche qui il problema è che questa volta non nei commenti, ma nella mia posta elettronica mi arriva una mail con scritto: temo il tuo canale YouTube sia stato hackerato. Appena leggo il titolo, ho pensato che da lì a qualche giorno prima in realtà Google aveva subito dei problemi di sicurezza, era stato down per un paio d'ore. E quindi ho detto: vabbè, sarà sicuramente qualche mail di scam, la vado a cancellare. E poi leggo l'anteprima del corpo della mail e leggo questa cosa. Sono un iscritto al tuo canale e ho la sensazione che l'ultimo video, postato un paio di ore fa, non l'abbia postato tu. Complimenti per la tua attività di divulgazione dell'economia, un'impresa titanica in terra italica. Grazie e auguri per la prossima feste. Tra l'altro, nella risposta, sincerandomi con lui che ero stato proprio io a caricare il video, mi sono firmato George Soros. Così, per confondergli un altro po' l'idea. Ora, Andrea, io ti voglio bene e spero che non la prenderai a male se guarderai questo video, anche perché hai scritto che ci tieni al mio lavoro e io apprezzo tantissimo questi complimenti. E ci tengo a specificare che non è neanche un video contro di te. Anzi, grazie a te, spero di poter condividere un messaggio importante. Ma che cazzo, Andrea? Che cazzo? Cioè, invece di cliccare il video che si ha davanti a sé e vedere cosa dico riguardo questo argomento, Andrea ha pensato bene di magari chiudere la scheda di YouTube, aprire la sua posta elettronica, scrivermi quel messaggio convinto che il mio canale sia stato hackerato, che Google sia stato hackerato. E tutto ciò è abbastanza fantastico. Ma andiamo oltre col mio discorso, perché a questo punto mi è venuta in mente una riflessione. Insomma, spiegatemi la differenza tra questo atteggiamento di Andrea e l'atteggiamento di un terrapiattista. Terrapiattista che magari prende un aeroplano, vede che l'orizzonte è piatto e boom, la terra è piatta. Beh, secondo me tra questi due atteggiamenti non c'è così tanta differenza.
Sapete, ormai facendo questa cosa da qualche anno, sto sempre più cercando di approfondire le tematiche come le fake news, la comunicazione in ambito scientifico e giornalistico e anche per quanto riguarda la teoria dei complotti. Beh, ad oggi sono sempre più convinto che i complottisti, gli antivax e tutta quella categoria bellissima di persone... E che cazzo, Torino! Finito? Non siano stupidi, come troppo spesso viene detto, o ignoranti, eccetera, eccetera, e magari molto spesso ci prendiamo gioco di loro. In realtà, ormai sono sempre più convinto che il problema non è l'intelligenza, anche lì poi entriamo in un mondo abbastanza complesso, cosa significa intelligenza, alcuni credono alle 7 intelligenze, il QI è verificato o meno, è valido, eccetera, eccetera. Secondo me è un problema più di approccio alla realtà. Perché sapete, tra Andrea che pur di andare a vedere il video che ha davanti a sé mi scrive pensando che io sia stato hackerato e il terrapiattista che vede l'orizzonte piatto e pensa boom, la terra è piatta, ci sono due aspetti in comune. Il primo è la convinzione della propria idea e io sono così convinto della mia idea che non faccio neanche quel passettino così semplice per scoprire se effettivamente quell'idea è vera o meno, ma mi elaboro nella mia testa un ragionamento così complicato, come ad esempio l'hackeraggio del mio canale YouTube, oppure un sistema come quello della terra piatta e quindi mura di ghiaccio enormi, il sole che gira intorno, gravità come la giustificano, eccetera, eccetera. Il secondo aspetto in comune di questi due atteggiamenti è la volontà di non approfondire, di capire cosa c'è dietro la copertina di un video o dietro un fenomeno come quello dell'orizzonte piatto se stiamo su un aeroplano. Questi due bias, che secondo me sono due pilastri portanti tra i tanti intorno a questi fenomeni molto complessi come il credere alle fake news, i complotti, eccetera, eccetera, derivano secondo me da due problemi, e cioè una totale assenza della cultura del dubbio e anche una totale assenza di approccio scientifico e quindi di comprensione e di applicazione del metodo scientifico ai propri atteggiamenti. Ecco, io mi trovo molto d'accordo, anche se non sono nessuno, con Popper e la sua idea di falsificazionismo e vi leggo uno spezzone di questo libro. Popper afferma che lo scopo dell'impresa scientifica dovrebbe essere quello di sviluppare teorie contenenti ipotesi empiricamente controllabili e di procedere quindi a tentativi di falsificazione, scartando quelle che dovessero risultare false. Il progresso scientifico, secondo Popper, dipenderebbe da questi continui tentativi di falsificare le varie teorie. La teoria più accreditata di un dato momento sarà allora quella che spiega il più ampio insieme di osservazioni empiriche e che non è stata ancora falsificata. All'interno di questa definizione data da Popper e reinterpretata in questo libro, c'è secondo me un'importante regola che si dovrebbe applicare per approcciarsi alla realtà, alle notizie, al mondo scientifico, eccetera, eccetera. E cioè quella appunto della cultura del dubbio, del metodo scientifico, quello di cercare di falsificare le teorie non solo degli altri, ma anche le nostre teorie, le nostre convinzioni, le nostre idee, in modo tale da vedere se effettivamente sono corrette o meno. Ad esempio, di nuovo, tornando sul video della Meloni, ma perché Giorgia Meloni non potrebbe dire qualcosa di corretto? Certo, molto spesso non lo fa, ma questo non significa che qualche volta potrebbe dirlo e qualche volta potrebbe effettivamente asfaltare il Parlamento con delle tesi valide. Perché no? E allora perché non guardare quel video? Magari ha detto qualcosa di interessante. Perché chiudersi dietro una barriera ideologica, e cioè quella di Giorgia Meloni dice sempre cazzate? Cioè, secondo me dobbiamo approcciarci alla realtà in modo il più possibile analitico, distinguendo la persona con la tesi che dice quella persona. Ecco, un altro esempio. Su Instagram, qualche giorno fa, ho dimostrato come, ad esempio, un post di Will Italia, che è una famosa pagina di divulgazione di non so cosa, di attualità, credo, su Instagram, non la seguo purtroppo, ho dimostrato come un post in realtà diceva qualcosa di sbagliato e molte persone sono venute a scrivermi ma io mi fidavo di Will. Signori, questo non è l'approccio giusto. La fede lasciamola alla religione. Per la comunicazione, il giornalismo, la comunicazione, eccetera, eccetera,
La fede non c'entra nulla. Dobbiamo essere il più possibile critici e vedere, valutare cosa quella persona sta dicendo nel merito e vedere se sta dicendo qualcosa di vero, appunto tramite il metodo scientifico, cioè quello di verificare se quella cosa è falsa o meno. E questo approccio che applichiamo agli altri dovremmo applicarlo anche a noi stessi, in modo da abbattere qualsiasi muro ideologico, in modo che possiamo influenzarci a vicenda, rompere queste bolle che sono uno dei grandi problemi di internet al mondo d'oggi e cercare di migliorarci. Io ad esempio, rispetto a 2 anni fa, da quando ho iniziato, mi sento una persona molto più maturata, anche grazie a tutti quei commenti che ho letto, cattivi o buoni che erano, pazzi, folli, con delle idee completamente sbagliate o meno, mi hanno aiutato comunque a testare quello che era la mia conoscenza e verificare se questo era corretto o meno. Molte volte ho dovuto cambiare idea riguardo determinate cose, ma perché effettivamente alcune cose erano più giuste rispetto a delle altre. E non c'è nulla di male in tutto ciò. E se un video scientifico o presunto tale non ha le fonti in descrizione da qualunque altra parte, credeteli ancora di meno. Questo è fondamentale. Ad esempio, ne approfitto per dirvi che io settimana scorsa mi sono iscritto ad un corso del CICAP che è Indagatori di Misteri, che grazie a questo corso, fatto da numerosi professionisti della comunicazione e dell'ambito scientifico, mi permetterà di migliorare il mio approccio scientifico, il mio pensiero critico riguardo la comunicazione, le informazioni, i misteri, eccetera, eccetera. Perché credo che sia una cosa estremamente importante e ovviamente questo corso mi aiuterà anche a creare dei contenuti migliori su questo canale. Ovviamente voi non dovreste fare, cioè non dovete fare questo video per questo corso per forza, però è importante iniziare a impegnarci ad applicare il metodo scientifico ai nostri modi di ragionare e approcciarci alla realtà. Un ulteriore esempio: alcune volte mi hanno invitato a degli eventi e alcune volte questi eventi erano organizzati da dei partiti politici. E io ogni volta che sponsorizzavo la partecipazione a questo evento su Instagram mettevo sotto non c'è nessun endorsement riguardo questo partito politico. E delle persone poi mi venivano a chiedere: ma tu parteciperesti mai a un comizio, a un appuntamento organizzato da Giorgia Meloni, Salvini e chi ne ha e chi più ne ha più ne metta? E la risposta è sì. Prima cosa di tutto perché non devo tener conto di nessuno, visto che non sono iscritto a nessun partito politico. E il secondo punto per cui dico di sì è perché non ci vedo nulla di male. È importante confrontarsi anche su opinioni completamente diverse. Uno dei problemi più grandi all'interno di internet, oltre alle fake news, è quello della creazione di bolle comunicative, di echo chamber. E è importante affinché noi ogni giorno possiamo distruggere in qualche modo, anche se so che è difficile, queste bolle. L'ho fatto molte volte, soprattutto in passato, facendo dei video con dei titoli proprio come quello di Giorgia Meloni, quindi cercando di acchiappare soprattutto una parte della popolazione che magari ha determinati pensieri riguardo alcuni concetti economici. Però per che male c'è confrontarsi con altre persone? Perché dovrei rifiutare delle altre persone? Tra l'altro, ultimamente ho aperto un nuovo format dove intervisto degli economisti e non solo. E a me piacerebbe un sacco cercare di intervistare anche delle persone che magari la pensano diversamente riguardo una teoria economica o di un determinato evento economico o storico economico politico. Perché no? E qui andiamo verso la conclusione. È un video un po' sfogo, lo so, non c'entra molto con l'economia. Ma anche qui qualcuno mi scrisse, forse proprio nel video riguardante la Meloni, che secondo lui io mi credevo un guru e che quindi spacciavo tutto per vero sui miei canali di divulgazione. E la risposta è assolutamente no, non mi credo un guru, mi credo un ragazzo di 26 anni che cerca tutti i giorni di capirci qualcosa di questo mondo così complicato e complesso. Anzi, in realtà ogni giorno mi rendo conto di quante cose io non so riguardo l'economia e non solo. E anzi, aggiungo di più, proprio per rafforzare il mio pensiero riguardo l'utilizzo del metodo scientifico per approcciarci alla realtà, vi dico: non fidatevi di me, neanche di me dovete fidare.
Io dico delle cose, sono un essere umano, posso sbagliare come non posso sbagliare, io cerco il più possibile di fare dei video il più rigorosi possibili, però ci sono le fonti in descrizione, andate a approfondire se l'argomento vi interessa. Se l'argomento non vi interessa, non avete tempo o magari non avete tempo di approfondire, le cose che dico prendetele come qualcosa di non verificato, quindi cercate di non divulgarle se è possibile, o comunque dite quando ne parlate, però io non ne ho approfondito, in modo tale da, insomma, mettere un attimo le mani avanti. Perché una delle origini delle fake news è anche quella, insomma, no? Comunicare delle notizie che si sono prese da qualche parte, non neanche verificate, e poi spargerle al mondo. Insomma, e quindi è anche importante da parte nostra cercare di mettere un argine alle fake news. E anzi, io sono così convinto di non essere un guru che quando vedo su Twitter o Instagram gente che ad ogni minima cosa che è successa sia in Italia che nel mondo scrive la propria, io li leggo e dico beati. Beati perché anche questa volta hanno capito come vanno le cose. Perché io non ce la faccio, sinceramente. E anzi, secondo me è uno dei problemi, un ulteriore problema tra i tanti elencati all'interno di questo video di internet al mondo d'oggi. E cioè la infodemia. E cioè l'accumularsi di così tante informazioni, molto spesso non vagliate, che tendono a disorientare le persone quando vanno a cercare una determinata informazione riguardo un determinato argomento. È anche uno dei motivi per cui, ad esempio, il mio podcast di notizie non avviene in maniera giornaliera ma settimanale, perché secondo me è anche importante far decantare le notizie. E quindi sì, insomma, a tutte le persone che sono convinte delle proprie idee, a tutte le persone che credono che stanno dalla parte del giusto, a tutte le persone che insomma sono convinte della propria opinione, dico beati, perché io ogni giorno mi alzo e penso di non aver capito un cazzo di quello che ho imparato fino ad adesso. E tutti gli altri, buona cultura del dubbio e buon metodo scientifico. Detto ciò, alla prossima. Spero vi sia stato utile questo contenuto poco economico. Alla prossima.